Il telogen effluvium può essere una delle cause della caduta di capelli ed è classificato come un'alopecia cicatriziale. Per meglio comprendere, esistono due gruppi di alopecia. Il primo gruppo è quello dell'alopecia non cicatriziale, all'interno del quale troviamo l'alopecia androgenetica o calvizie comuni e il telogen effluvium. L'altro gruppo è quello dell'alopecia cicatriziale, all'interno del quale vengono classificati altri tipi di alopecia meno frequenti. È fondamentale tenere a mente a quale dei due gruppi appartiene l'alopecia di cui si è affetti, per poter identificare il miglior trattamento e la soluzione più adatta. In cosa consiste effettivamente il telogen effluvium? Molto probabilmente la maggior parte di noi ha già sofferto o soffrirà di telogen effluvium, poiché è molto frequente. Infatti in molti studi è stato identificato come il tipo di alopecia più diffuso insieme all'alopecia androgenetica, soprattutto nelle donne. Telogen effluvium può essere causato da molteplici fattori: lo stress, le alterazioni ormonali, alterazioni della tiroide o carenza di ferro o ferritina, ma anche le carenze di zinco e di vitamina D sono molto importanti. Come vedete, le cause principali del telogen effluvium sono numerose. Quando ci troviamo di fronte a un paziente che soffre di telogen effluvium, dobbiamo considerare principalmente due fattori. Che tipo di trattamenti serviranno? Potrebbero essere utili degli integratori, ad esempio. Se si soffre di una carenza di ferro, si può prescrivere un trattamento che prevede l'integrazione dello stesso nell'organismo. Oppure dei trattamenti come la mesoterapia, ad esempio la MesoAir Plus di Hisparia. Il secondo fattore è che è necessario considerare la possibilità di sottoporsi a un trapianto di capelli. Non tutti i pazienti che soffrono di telogen effluvium possono infatti sottoporsi a un trapianto. È necessario verificare che il telogen abbia causato una diminuzione considerevole della densità dei capelli per giustificare l'intervento. E allo stesso tempo bisogna valutare lo stato della zona donatrice, poiché dovrà essere abbastanza estesa per coprire tutte le zone affette dal telogen effluvium. Questo perché, se nell'alopecia androgenetica la caduta dei capelli solitamente riguarda la zona frontale e la sommità del corpo, con il telogen effluvium invece è possibile che la caduta dei capelli sia diffusa su tutto il cuoio capelluto. Per questi motivi appena elencati è molto importante poter valutare adeguatamente i singoli casi affinché si possa trovare la giusta soluzione in base alle singole esigenze.